Benvenute a tutti. Innanzitutto grazie di essere qui. Oggi, quello di oggi è l'ultimo incontro di un ciclo di lezioni aperte che come FMAV abbiamo organizzato attraverso la nostra scuola di alta formazione in collaborazione con AGO, Modena Fabbriche Culturali e buonasera. E FEM nell'ambito della programmazione di Modena Città UNESCO per le Media Arts. Io sono Alice Bergomi, mi occupo del coordinamento delle attività della Scuola di Alta Formazione FMAV. Durante questo ciclo abbiamo indagato diversi aspetti legati al rapporto tra l'arte e la tecnologia. Abbiamo riflettuto sul ruolo che l'arte ha nel rappresentare e nel comprendere il mondo ipertecnologico in cui siamo immersi. Abbiamo discusso le immagini con cui costruiamo il futuro, le immagini con cui rappresentiamo il futuro e ci siamo chiesti come possono le tradizioni più antiche dialogare con le innovazioni più moderne e le tecnologie. Oggi chiudiamo questo percorso con un approfondimento sulla figura dell'artista e lo facciamo con Valentino Catricalà, curatore della Modal Gallery di Manchester, esperto del rapporto tra gli artisti e le tecnologie e i media, che ringrazio di essere qui con noi. Valentino ha curato la mostra per FMAV attualmente in corso alla Palazzina dei Giardini, Is This Real? Ovviamente insomma, siete tutti invitati a vedere la mostra. Io non rubo altro tempo, lascio la parola a Valentino. Come sempre, al termine della lezione siete invitati a dare il vostro contributo con domande, riflessioni e quello che volete. Buon ascolto. Buonasera a tutti. Mi sarebbe piaciuto stare in piedi, venire da voi, ma non posso perché ho questo sguardo qui, questa tecnologia che mi guarda mentre parlo. Come ha detto giustamente Alice, Alice no? No, Alessia, giusto, sì. Ok, mi ero sbagliato prima. Come ha detto giustamente Alice, ho avuto il piacere di lavorare con la Fondazione Modena Arti Visive e di curare questa mostra sul concetto di Game Engine. Is this real? Ma stasera non parleremo della mostra. O meglio, non parleremo del concetto di Game Engine, ma parleremo un po' degli effetti che il rapporto con le tecnologie ha portato nel mondo dell'arte. E anche quindi anche di una riconsiderazione del concetto e anche della pratica dell'artista oggi. E vorrei darvi un taglio molto particolare per fare questo, quindi non saremo lì a dire l'artista una volta era così, adesso è cos'è, eccetera, eccetera, ma darvi un taglio particolare. E cioè riflettere con voi su che cosa vuol dire un artista che opera con le tecnologie e come questo rapporto, arte e tecnologia, cambi la prospettiva che noi abbiamo sull'arte e sugli artisti e in un certo senso fa trovare anche un nuovo ruolo dell'artista in seno alla società e quindi ribalta anche in un certo senso lo stesso concetto di sistema dell'arte volendo. Per fare ciò vedremo, ci addentreremo all'interno appunto di questi concetti, ma guardando anche a molte pratiche all'interno della storia dell'arte in rapporto alle tecnologie, quindi non stiamo parlando di un'attualità contemporanea solamente, ma di una prospettiva un pochino più ampia e che ci porta a riconsiderare anche
non solo i rapporti tra arte e tecnologia, ma i rapporti tra arte e innovazione. Questo termine è molto importante oggi, quante volte l'avete sentito? Vi ricordate durante la pandemia, no? Vogliamo avere più sostenibilità e progresso, dobbiamo puntare sull'innovazione. L'innovazione era un termine usato pochissimo fino agli anni 80 e che 90 è iniziato a esplodere con gli anni 2000. Improvvisamente tutti hanno iniziato a parlare di innovazione tecnologica. Bene, iniziamo. Questa che vediamo qui dietro è una frase che conosciamo tutti. Tutti quanti sappiamo, quando siamo anche al bar, che diciamo oggi le tecnologie, oggi cambia tutto, mio figlio con TikTok, eccetera, eccetera. Cioè questa idea, questo background culturale che abbiamo tutti, che la tecnologia sia un qualcosa che arriva nel mondo e nessuno la può fermare e cambia tutto. Questa è la mentalità che noi, l'idea, il background, lo sfondo culturale con cui noi ci approcciamo ai fenomeni sociali, culturali e anche artistici. Lo ribalteremo questo concetto e lo ribalteremo proprio attraverso l'arte. Vedremo che saranno proprio gli artisti a farci ribaltare questo concetto qui, che noi diamo per scontato ovunque, anche nelle storie dell'arte. Quante volte si è detto, se noi leggiamo la storia della videoarte degli anni 60, iniziano tutti nello stesso modo. Sono arrivate le tecnologie elettroniche sul mercato, è nata la videoarte. Ma lo vedremo tra poco. Quindi questo concetto, questo cambiamento ci ha fatto riconsiderare, ci sta facendo riconsiderare tutto. Ed ecco che quindi tornano i vari post. L'era del post everything si è parlato, no? Siamo nell'epoca del post cinema. Non è, la forme cinematografiche oggi sono delle forme, non c'è più il cinema di una volta, le tecnologie, l'avvento di nuove tecnologie ci fa cambiare la nostra esperienza cinematografica, no? Post cinematic experience, perspective, eccetera, eccetera. E quindi noi siamo in un'epoca del post cinema, torna, no? Il post è una marcatura temporale, indica che c'è stato un pre e che adesso c'è un post, quindi crea un salto tra due fattori diversi. Siamo nell'epoca del post-media, perché prima i media come li conoscevamo adesso non esistono più. E quindi ancora una volta questa idea che cambia tutto, fa cambiare il modo con cui noi percepiamo i fenomeni, con cui percepiamo il cinema, i media, eccetera, 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 eccetera. Questa ondata. Ma andiamo ad analizzare questo sfondo culturale che prende tutte le nostre attività, lo sfondo culturale che va dalla chiacchiera al bar fino alle teorie più raffinate, legate alla tecnologia. Questo sfondo culturale si basa su questo grafico che, con la mia poca capacità di usare PowerPoint, è un po' bruttino, l'avrei potuto fare più carino, lo so, è quello che state pensando, l'ho pensato anch'io, però è abbastanza essenziale e comprensibile. Allora, quello sfondo culturale si basa su un fatto molto preciso. C'è la tecnologia, il mercato, questa entità astratta che non sappiamo bene che cos'è, che crea le tecnologie. Quindi noi abbiamo questa, la tecnologia, le tecnologie in generale, che vengono da questa entità astratta che è il mercato, arrivano sulla Terra da non si sa dove, non si sa perché, pam, cambiano tutto, improvvisamente tutto è cambiato e improvvisamente entriamo nel post cinema, nel post qui, nel post lì, e improvvisamente gli artisti iniziano a creare nuovi termini e nasce la videoarte, la net art, la robotic art, eccetera, 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 eccetera. Questo è lo sfondo culturale, questo grafico che appunto determina il nostro pensiero intorno a queste azioni. Ma, e qui è la suggestione, guardare al lavoro degli artisti può aiutarci a vedere le cose in modo diverso, ma non solo, come vedremo tra poco, a vedere le cose in modo diverso. Bene, che cosa sono le media art? È un termine adesso sempre meno di moda,
che ancora è utile. Oggi si parla molto di arti digitali, no? C'è stato questo ritorno in questo termine che per chi, quelli come noi diciamo, che studiano questi fenomeni da un po' di tempo, arti digitali era un termine morto e sepolto, eravamo tutti felici di questo fino a che non sono arrivati gli NFT che l'hanno ritirato fuori. Per noi era un termine anni 90 che si usava e che non si usava più. Adesso appena uno dice NFT, arti digitali, appena dice arti digitali, NFT, bene, no. La storia del mondo rapporto arte e tecnologia è molto più profonda, si può arrivare, come vedremo, in parte anche fino all'avanguardia storica, eccetera, eccetera. Ma le media art è un altro di questi termini, un pochino più efficace di quell'altro, che è servito a determinare questo rapporto arte e tecnologia. Leggiamo ve la traduco in tempo reale, di Oliver Grau, che è uno studioso. Le media art, ci dice Oliver Grau, sono le forme d'arte che usano le tecnologie che stanno fondamentalmente cambiando le nostre società e giocano un importante ruolo nella riflessione del nostro tempo. Per più di 50 anni le media art hanno combinato le ultime tecnologie con le grandi questioni, le grandi problemi del nostro tempo, hanno indirizzato criticamente la visione delle life science, progettato sull'artificial life, l'utopia delle neuroscienze, robotica, cyborg, cioè bla bla bla. Insomma, qualcosa di importante, qualcosa di molto importante per quello che noi abbiamo oggi. Però ci dice una cosa interessante Oliver Grau qua, che adesso noi andiamo, ci dice che le media art sono quella forma d'arte che ci fa riflettere su quello, sul nostro tempo. Ecco, ancora una volta noi qua troviamo l'idea romantica dell'arte, dell'estetica classica, cioè quella che l'arte ci fa riflettere su qualcosa. Ma noi vedremo tra poco che nel momento in cui gli artisti usano tecnologie, noi non siamo più nell'era della riflessione su qualcosa, ma entriamo nell'epoca della produzione di qualcosa. E cioè gli artisti che usano le tecnologie che fondamentalmente stanno cambiando la nostra società, sono proprio i motori della società stessa. In che senso? Il senso è molto semplice. Se io sono, pensiamo alla visione classica, quando si dice artista, improvvisamente ci viene in mente l'immagine un po' bohemian dell'artista che usa nel suo studio, che dipinge un po' pazzo, preso dal pathos della passione. Ancora è molto forte questa immagine romantica, no? Che dipinge come un pazzo, che è un po' folle, no? Ecco, quella persona, questo artista, con degli strumenti classici come il pennello, è ovvio che crea, riproduce un paesaggio, riproduce un qualcosa che ha davanti o che è nel suo pensiero, eccetera, eccetera, no? Ma se io ho un artista invece che lavora con l'intelligenza artificiale, è lì improvvisamente cambia tutto, perché non può più stare chiuso a casa col pathos della passione, eccetera, eccetera, eccetera. Ha bisogno di parlare con tecnici, con ingegneri, entrare in centri di ricerca, entrare dentro le aziende, e cioè inglobare tutto quel mondo che viene determinato mondo dell'innovazione. Cioè l'artista che usa le tecnologie, volente o nolente, si aggancia immediatamente ai cambiamenti della società attraverso le tecnologie. Quindi questo importante ruolo, entrare a lavorare con le tecnologie, entri nel mondo dell'innovazione, entri nelle cose stesse che producono, che stanno producendo la nostra società. Non è più una riflessione, ma è un'entrata nella produzione dei cambiamenti. E adesso vedremo in che modo. Vi farò un po' di esempi di questo nella storia di artisti che non solo hanno creato delle opere d'arte, ma hanno anche prodotto dei cambiamenti tecnologici e di innovazione concreti. Non dobbiamo mai dimenticare che per l'artista, quando entra in un laboratorio di ricerca o quando lavora con i tecnici, con gli ingegneri, il suo punto non è quello di creare una tecnologia da vendere, non sarebbe un artista. Il suo punto è sempre quello di raggiungere, esattamente come il pittore, eccetera, eccetera, l'ossessione della sua visione, l'epifania della sua visione, no? Però nel momento in cui lavora dentro i laboratori di ricerca con tecnici, ingegneri, eccetera, eccetera, ecco che questo percorso di raggiungimento della sua visione ha delle ricadute all'interno del mondo dell'innovazione. Michael Neimark, insieme a Rebecca Allen in realtà, 1978, fino agli anni 70, riesce a entrare in contatto con l'MIT, con l'ingegnere Lippard, che era un ingegnere molto importante dell'MIT.
c'entra in contatto, ci chiacchiera e gli dice che ha un'idea. Questa idea era quella di riprodurre una immagine interattiva di una città. Siamo negli anni 70, eh? Lippard è molto stimolato, lo fa entrare nel team di ingegneri, fa entrare anche Rebecca Allen e gli altri amici di Neymark, e iniziano a lavorare con gli ingegneri dell'MIT. E iniziano a creare questa mappa. Come si fa una mappa interattiva nel 70? Sicuramente non c'è il digitale, e quindi si usano questi, si fanno tante foto della cosa, si usano questo, i videodischio, no? Questi dischi enormi che esistevano all'epoca, eccetera, eccetera, e piano piano si produce una mappa. E guardiamo bene queste immagini, abbiamo qui probabilmente un ragazzo, un bambino, che ha sui lati destro e sinistro ha due mappe, dall'alto, quelle classiche, quelle che conoscevamo, dei Tutto Città o anche quelle di Google. Ma davanti ha un'immagine ben definita di una strada, con due palazzi a destra e a sinistra. Ma guardiamo sotto, sotto ci sono delle frecce. Quelle frecce indicano la possibilità di andare a destra, a sinistra o di andare avanti. Il lavoro di Neymark ha anticipato di 40 anni un uso sociale di una tecnologia, che è quella di Google Street View. Il punto per Neymark, come per Rebecca Allen, non era quella di creare una tecnologia da andare a vendere a qualcuno. Era per loro poter entrare all'MIT e poter creare una nuova esperienza di orientamento all'interno di un mondo sempre più tecnologizzato. Immaginiamoci negli anni 70 la possibilità di entrare all'interno di un laboratorio e avere quelle tecnologie incredibili e poter sperimentare differenti modi di interagire e di orientarsi all'interno del mondo. No? Era una cosa incredibile, no? Però questo processo lineare di creazione della tecnologia negli anni 70 e quindi anche di ricerca di due artisti che erano stati presi all'interno dell'MIT ha avuto una ricaduta nel mondo dell'innovazione ben precisa, anticipando di 50 anni un uso sociale di una tecnologia. Ancora una volta, che cosa è successo? Che degli artisti sono entrati all'interno del mondo dell'innovazione più alto, all'epoca anni 70 l'MIT era il mondo dell'innovazione più alto, hanno portato un'idea, un germe che si è insinuata dentro e che per loro è stata un'esperienza artistica, ma per gli ingegneri è stata un'esperienza di innovazione, che il driver di questa innovazione sono stati proprio gli artisti. Possiamo andare ancora indietro nel tempo, andare fino al Clavilux di Thomas Wilfred del 1919. Che voleva fare Wilfred? Wilfred era un artista, ma anche un ingegnere, un inventore danese che è andato a finire negli Stati Uniti e che ha pensato, all'epoca c'era il cinema, quindi l'immagine riprodotta, e ha detto che cosa, come posso dare un'idea di immagini in movimento con la musica. Ecco che lì lo vediamo, Wilfred con il suo pianoforte, con quella protuberanza creata da lui e che in modo meccanico, quindi non elettronico e neanche digitale, permetteva di dare in tempo reale un'esperienza. Ha fatto un sacco di successo Wilfred con questo, ha performato dagli Stati Uniti a Parigi, eccetera, eccetera. Poi ovviamente l'esperienza era più o meno sempre uguale e si sono un po', il pubblico poi si è un po' allontanato, però ha dato che cosa? Un'idea di liveness che all'epoca non esisteva e che oggi è dappertutto. Qualsiasi concerto oggi ha applicato delle immagini, qualsiasi concerto, ambito musicale, oggi noi lo esperiamo con delle immagini. Ancora una volta, quindi abbiamo in questo caso nel 19, quindi un artista che ha lavorato con dei tecnici dell'epoca per produrre una tecnologia che a lui serviva come strumento per che cosa? Per la lumia, lui chiamava la lumia, l'arte della luce, quindi la possibilità di orientare la luce come processo artistico, ma che allo stesso tempo ha anticipato di 50 anni, se non di più, una esperienza sociale che noi oggi abbiamo. La stessa cosa oggi si fa con la moda, eccetera, eccetera. Ma Wilfred è non contento, nel 1930 si inventa un Clavilux da appartamento. Che cosa è questo? Wilfred lo vediamo lì con una keyboard, con una tastiera in mano, e che sta probabilmente modificando delle immagini e dei suoni in tempo reale.
che cosa succede? Siamo nel 30, la televisione inizia a entrare nelle case, quindi iniziano a entrare delle tecnologie, dei media personalizzati in un certo senso, che potevano entrare all'interno delle case, e Wilfred pensa che tutti quanti potevano crearsi la propria musica a casa, no? L'home music a casa, e poter magari prima di andare a dormire crearsi il proprio concerto, crearsi la propria musica, appunto. E quindi inventa un Clavilux da casa. E inventa un medium che prima non esisteva e che anche qui, come potete immaginare, ha anticipato ovviamente la medium come il computer, eccetera, 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 no? Ancora una volta abbiamo un artista che lavora in questa direzione, cioè un artista che ha seguito per seguire il suo orizzonte di espressione artistica, la sua ossessione artistica, ha però prodotto dei media che prima non esistevano e che hanno prodotto innovazione. Possiamo saltare fino alla fine degli anni 90 e andare a Toshio Iwai. Toshio Iwai è un artista abbastanza conosciuto nell'ambito dei rapporti delle media art. E, alla fine degli anni 90 Toshio Iwai crea un oggetto che serviva a fare musica homemade, ancora una volta, a casa, il Tenorion. La Yamaha vede questo oggetto, lo vede e gli dice: senti, vieni da noi che lo fai in modo, ti mettiamo ingegneri, tecnici e lo fai in modo molto più insomma professionale, e lui crea questo Tenorion che vedete qua. E cioè Iwa era da tempo che sperimentava con possibilità della musica, dei suoni elettronici, però c'era sempre uno scoglio a cui non riusciva che doveva superare, e questo scoglio l'ha superato attraverso la collaborazione con un'azienda che è la Yamaha. È entrato all'interno della Yamaha, ha portato un'idea, un germe che si è infilato e ha prodotto che cosa? Uno strumento che a lui serviva per creare delle performance musicali. Quindi pensiamo che Iwai ha performato al MoMA, c'è un bellissimo video di lui al MoMA che fa con il Tenorion, è meraviglioso, ad Ars Electronica ovviamente, che è un festival di media art, arti e tecnologie molto molto importante, nato nel 79, e col Tenorion ci hanno fatto performance Björk, tanti altri musicisti importanti. E quindi allo stesso tempo che succede? Una idea di un artista che stressa il medium ai limiti delle sue possibilità, ne vede i limiti e quindi supera il medium stesso inventato per l'epoca, entra all'interno di un gruppo di ricerca, quindi di in questo caso di un'azienda vera e propria, e produce un qualcosa che prima non esisteva, che per lui è un nuovo strumento per la creazione della sua arte. Iwai ha fatto delle opere meravigliose con questo strumento, ma che allo stesso tempo ha prodotto innovazione. Quindi questo processo lineare di creazione dell'arte, nel momento in cui entra nel mondo del rapporto con la tecnologia, ha delle ricadute anche nel mondo dell'innovazione tecnologica e scientifica. Ritorniamo allo schema che abbiamo visto prima, quindi quello schema che faceva da background a tutti i nostri discorsi, quello schema che faceva da sfondo a tutte le nostre idee, come abbiamo visto, e che prima non questionavamo, no? Prima, all'inizio del nostro discorso, no? Per tutti è scontato che quando noi parliamo di cambiamenti tecnologici è la tecnologia che dall'astratto viene sulla terra e modifica tutto, no? Le tecnologie oggi cambiano tutto, anche abbiamo visto anche nei libri, nelle nostre idee di storia dell'arte, c'è sempre questa idea di tecnologia che cambia tutto e che quindi nascono tutte le varie tendenze artistiche come video art, eccetera, nascono sempre cambiamenti tecnologici, e ribaltiamo adesso questo processo e proviamo a mettere l'artista al top di questa catena di sviluppo e a fare in modo che sia l'artista che è un attivatore di processi e di dinamiche
È ovvio che l'artista fa l'artista, quello che abbiamo detto prima, non dobbiamo pensare che l'artista fa l'innovatore o l'imprenditore, l'artista fa l'artista, sperimenta in questo caso con i media tecnologici per creare delle opere d'arte, cioè per fare in modo che le sue opere, l'ossessione della sua visione, per farla in modo che questa ossessione, la sua visione poi vada dentro i musei, che vada dentro un certo circuito dell'arte, ma allo stesso tempo, nel momento in cui l'artista fa questo, è costretto ad inglobare un ambito che è l'ambito dell'innovazione tecnologica e scientifica e che quindi ha delle ricadute anche su quel mondo, volente o nolente, dirette o indirette. Noi adesso abbiamo visto quelle dirette ovviamente, perché quelle più evidenti, ma ce ne sono, come quando Nam June Paik creò il sintetizzatore che tutti noi usiamo sul computer fu creato da Nam June Paik, perché l'artista nel sperimentare il medium ne vede i limiti del medium stesso, no? E quindi senza... Non è solo un'invenzione della tecnologia, badate, non stiamo solo dicendo che ha inventato la tecnologia, ma Paik non avrebbe fatto tutte le sue opere senza quell'invenzione che lui stesso ha fatto con l'ingegnere. Le due cose non vanno separate. Uguale Iwa non avrebbe fatto tutte le opere che ha fatto col sound se non avesse creato quell'oggetto lì, che quindi a Iwa serviva per andare in quella direzione lì, ma che però ha prodotto innovazione tecnologica e scientifica. Ora, questo discorso qui è molto contemporaneo, perché noi adesso, nel momento in cui io sto parlando, noi abbiamo delle aziende come Microsoft, Google, Facebook, che hanno aperto dipartimenti dedicati all'arte. Non stiamo parlando, non è l'ennesimo interesse dell'azienda per il creative designer, il designer, eccetera, eccetera. Non è l'ennesimo interesse per l'azienda per il creativo, è un interesse per l'artista. Ma quando mai le grandi aziende si sono interessate agli artisti? Non, ma mai proprio. Se guardate i report degli anni 80 sulla creatività, parlano solo di designer, creatività fino agli anni 90. Adesso improvvisamente investono in dipartimenti dedicati agli artisti. Gli danno le tecnologie, gli danno uno stipendio, l'artista sperimenta con le tecnologie loro, lo spingono nei musei esattamente come farebbe un centro di cultura, che però è Microsoft. È ovvio che questo pone delle questioni etiche, quindi noi come operatori culturali non possiamo più ignorare questa cosa, non possiamo più lasciare a Microsoft il dialogo diretto con gli artisti. Dobbiamo entrare noi nella mediazione di questi ambiti qua, cercando di mantenere un'etica ovviamente, di proteggere il lavoro degli artisti. Quindi è una questione che io dico a noi stessi anche, di non ignorare queste cose, perché volente o nolente è un mondo che si sta creando, non possiamo non prendere in considerazione. Vedetevi il Microsoft Artist in Residence, il Google Teal Brush Artist in Residence, sono investimenti, ce ne sono tantissimi, l'Adobe Creative Residency, è uguale anche i centri scientifici, il CERN che improvvisamente fa centri per l'arte, eccetera, eccetera. In quel caso c'è una curatrice che sta gestendo tutto, infatti lo sta facendo molto bene ed è un progetto di successo. Quindi si stanno creando delle sinergie, non solo in astratto, come ho dimostrato qui, cioè in astratto nel senso storicamente e esempi singoli, ma di investimenti anche del settore dell'innovazione. Perché quando un artista usa le tecnologie che stanno fondamentalmente cambiando la nostra società e quindi entra per forza di cose all'interno di una dinamica che sono le dinamiche di innovazione tecnologica e scientifica. Quindi noi non dobbiamo solo guardare cosa ci guadagna l'artista, vabbè, fa l'opera, bravo, grazie agli ingegneri ha fatto quell'opera che adesso sta al MoMA, perfetto, siamo tutti contenti, quello va bene, lo faccio io, lo fa Edoardo, lo facciamo tutti noi, va benissimo. Ma vediamo che cosa ne guadagna il mondo dell'innovazione, perché magari può essere anche che è un fattore positivo, che l'artista può portare un'etica all'interno dei processi di innovazione. Coprire quella parte che le aziende non riescono a coprire più, che è la parte di ricerca e sviluppo, research and development, no? Che hanno sempre più ormai marginalizzato, cioè messo fuori, dato ad aziende esterne in un certo senso, no? E quindi provare a vedere e riportare anche l'artista all'interno dei processi e delle dinamiche sociali, per esempio, perché quando c'è stata la task force, si sono create le task force di governo, non c'erano degli artisti, perché no? Per quale motivo, no? Artisti, ovvio ci sono artisti più, come dire, alcuni non li consiglierei proprio perché sono troppo matti, tipo il nostro amico non lo consiglierei troppo, no? Esatto. Però perché no, ad esempio, no? Quindi è una prospettiva che prende la storia dell'arte, prende
tutte le teorie dell'arte contemporanea della curatela, ma che le trascina però e che prende anche tutto un mondo che si sta creando, che volente o nolente esiste, perché quando un artista deve lavorare con l'intelligenza artificiale, per forza entra in un centro di robotica, entra, lavora con ingegneri, lavora con tutto quel settore lì. E magari possono nascere anche delle nuove esperienze professionali, che lavorano con come è successo con Monica Baio al CERN, che è un'esperienza professionale nuova, perché devi saper dialogare con tanti settori diversi. Noi per esempio, e in questo caso, qui ci sono altri esempi, Neri Oxman, che è una designer a metà tra il design e l'arte, per esempio, che lei crea queste. Vedetevi il TED di Neri Oxman, che è straordinario, su YouTube, e lei è stata anche una mostra al MoMA ultimamente, e lei ha crea questi vestiti che si ispirano ai movimenti della natura, alle particelle, a come funzionano i germi, eccetera, eccetera, e crea queste creando nel dipartimento dell'MIT delle cose molto molto belle. Oppure Yan Cheng, ad esempio, che lavora costantemente con team di un artista molto importante, e che lavora con team di creazione di software, e lui ha creato un software per la sua opera più famosa. Queste, le opere di Yan Cheng, sono ci sembrano dei video, ma in realtà sono delle intelligenze artificiali di cui lui ha creato i personaggi, e che vivono all'interno della mostra per conto loro, creando dei mondi sempre più complessi che l'artista non controlla, no? Per fare questo lui ha creato un software nuovo che non esisteva prima. Ormai potrei farne milioni, tutti gli artisti in mostra che abbiamo della Game Engine lì lavorano su questo, lavorano anche su creando ovviamente tecnologie nuove, software nuove, eccetera, eccetera. Quindi questo discorso oggi è integrato anche al mondo dell'arte. Oppure, lo cito anche perché ce l'abbiamo in mostra, Donato Piccolo, che era esattamente il nostro amico quando indicavo lì, che lavora con l'intelligenza artificiale in un modo molto originale, creando questi oggetti di vita quotidiana che si muovono all'interno di uno spazio espositivo con dei processi di machine learning che capiscono, cercano di interagire le persone, ognuno con una caratteristica e un carattere diverso, no? Quindi abbiamo la scatola che è un po' goffa, la pianta che cerca sempre la luce, la scatola più piccola che invece è un po' arrogante, e che quindi noi, mentre guardiamo lo spazio espositivo, noi ci antropomorfizziamo questi oggetti e in un certo senso apriamo un dialogo con loro. Qui abbiamo invece la televisione, che è interessante perché la televisione ha le immagini e quindi comunica con noi quando ci viene davanti a noi, e in base a come gli ispiriamo, con come siamo vestiti, il contesto, eccetera, eccetera, cambia le immagini che ha sullo schermo ogni volta in modo diverso, cercando un dialogo con noi. Quindi e anche Donato ha lavorato con aziende e con ingegneri di ricerca e ha creato anche nuovi software. Quindi io questa nuova prospettiva sul ruolo dell'artista oggi è per dirvi che l'artista che utilizza oggi la tecnologia, che sono il 90%, oggi è molto più difficile parlare di arte digitale, media art, eccetera, eccetera, perché se guardiamo la generazione nata degli anni 90, la tecnologia è un po' come l'acqua, non c'è più questa distinzione netta tra dove inizia e finisce un medium come c'era una volta, no? E quindi si parlava di ambiti definiti come le new media art, le arti digitali, eccetera, eccetera. Oggi è molto più fluido questo rapporto, che sono però entrati, producono quindi costantemente innovazione tecnologica, e ovviamente spesso in modo autonomo con i loro team di persone, le persone con cui lavorano, eccetera, eccetera, e che spesso questa innovazione può essere anche un bene per tutti noi, in un certo senso, e anche ridisegnare non solo un mondo dell'arte più bello, con delle opere d'arte fantastiche, eccetera, eccetera, ma anche un mondo dell'innovazione più bello, più etico e sostenibile. Grazie. Non so quanto ho parlato, penso poco, vero? Abbiamo più tempo per le domande. No, è che vi vedevo stanchi e quindi ho detto non li posso...
C'è qualcuno che vuole intervenire? Sì. Grazie. No, no, hai parlato poco l'introduzione, bisognerà ritrovarsi per poter riflettere e chiedere ancora, anche perché io appartengo a quelli dei Kodak Carousel, dei ritocchi sulle pellicole fotografiche, sui 24x36, con delle capriole e artifici adesivi. Ecco, a me piacerebbe anche, oltre a approfondire questa parte che ha introdotto, che sai, noi veniamo a vedere le mostre e poi diciamo, oh, cos'è questo televisore che gira, porca. Però per fortuna ho beccato, forse era il ragazzo che aveva, l'artista che aveva preparato il marchingegno, mi ha dato due o tre indicazioni e lo comprendi meglio e capisci cosa ci sta dietro, che è quella frase finale che hai detto, interagiamo con questo televisorino che può sentire, vedere, avere delle trasformazioni nella reazione alla nostra presenza. Questa new wave è una nuova strada, un nuovo modo e mi piacerebbe poi sapere, ecco, però questo ci sarà tempo forse in futuro, speriamo, il rapporto con i modi, le tecniche, i materiali precedenti e come arrivare a rendere un pochettino più diffuso, cioè senza dover andare al CERN, per poter esprimere attraverso le tecnologie nuove i sentimenti, le emozioni, le idee, perché non possiamo togliere all'arte quello che è il suo ruolo fondamentale. Infatti alla fine l'ha rimessa come nell'antica Grecia, in cima alla piramide, perché dovrebbe organizzare e, diciamo così, orientare il mondo. Mm? Sì, sì, ma la mia riflessione nacque un po' di anni fa, lavorando con molti artisti, che vedevo come lavoravano all'interno con figure professionali non consone per il mondo dell'arte, no? Perché quando noi, ripeto, pensiamo ancora oggi l'immagine dell'artista bohemian, no? Bohemian chiuso nel suo studio, preso dal pathos della passione, da solo, eccetera, eccetera, è molto forte. E quando pensiamo all'artista pensiamo al pittore, no? Nel senso comune. Ma in realtà oggi gli artisti lavorano moltissimo con le tecnologie e il modo con cui lavorano mi stupiva, no? Perché vedevo che interagivano con delle figure professionali completamente nuove. Io stesso, quando anni fa avevo fondato un festival al Maxi di Roma che si chiamava Media Art Festival, e dovendo fare delle produzioni nuove di artisti, allora abbiamo pensato di andare a parlare con delle aziende del settore. Andammo a parlare con Epson, con Google, con Microsoft. E mi ricordo il progetto con Epson, che ci fecero vedere questi occhialetti di realtà aumentata, che erano i Moverio, e ci dicevano, ma l'abbiamo fatti questi occhialetti, però sai, non sappiamo bene cosa farci con questi occhialetti, no? Che è straordinario, no? Un'azienda crea una tecnologia e non sa cosa farcene, no? Ma perché? Perché siccome Google aveva messo in commercio i Google Glasses, che hanno avuto un successo straordinario di comunicazione, ma zero di vendite, però di comunicazione, di narrativa sì, se tu non facevi gli occhialetti in realtà aumentata, non davi un'immagine dell'azienda avanzata sul territorio, forte, così non vendevi poi le stampanti e i proiettori. Quindi crei una tecnologia che dà l'immagine tua del futuro, che non serve, tanto non compra nessuno, però ti serve a vendere più proiettori, a stare al passo coi tempi, no? E lì gli dicemmo, sapete cosa farcene? Poi mi ricordo che dicevano, ma forse può servire all'operaio quando lavora, che ha più informazioni su l'elettricista, no? E io pensavo, ma pensa, l'operaio non si mette neanche il caschetto in testa, figurati l'occhialetto in realtà aumentata. E gli dicemmo, daccele a noi, noi abbiamo tre artisti bravissimi, facciamo un lavoro con queste tecnologie, e voi ci, però gli artisti non è che voi ci date le tecnologie, gli artisti ve li portiamo dentro l'azienda, la fate voi la residenza d'artista, voi, no? E loro erano un po' così e facemmo questa residenza d'artista con gli artisti dentro Epson che lavoravano. E all'inizio c'erano questi tecnici di Epson che è proprio scettico, oh, ci dobbiamo lavorare, già siamo incasinati, dobbiamo metterci a lavorare con gli artisti, eccetera, eccetera. Piano piano però il dialogo con gli artisti accendeva in loro delle lampadine che non avevano mai pensato. Mi chiamava un tecnico e io dicevo, io ti devo ringraziare, mi disse, perché
è veramente incredibile questo, non avevo mai pensato che si potessero fare quelle cose con la tecnologia. È lì che mi è, con questi esempi mi è scattato l'idea, appunto, dico, ma allora che sta facendo l'artista lì dentro, no? Sta mettendo in moto dei meccanismi all'interno di un'azienda prima inesplorati. E quindi sta attivando un motore, attivando dei processi che poi sono irreversibili una volta che li hai portati avanti, no? Poi l'artista si è fatto la sua opera, l'abbiamo esposta al Max, eravamo tutti contenti, poi se l'è portata in giro, non so che altre mostre ha fatto, in giro, eccetera, eccetera. Però ha lasciato qualcosa lì. E allora a me, che io vengo dal mondo della cultura, non vengo mica dal mondo dell'innovazione delle cose, ho iniziato a pensare a come potesse, che cosa ha fatto, vedete, a pensare che forse poteva esserci un'interpretazione diversa anche sul ruolo dell'artista oggi. Dopodiché, poco tempo dopo, sono esplosi tutti questi aziende, quindi si vede che la cosa era nell'aria, sono esplose le aziende che operavano con gli artisti, che lavoravano con gli artisti. E mi sono reso conto che era un mondo che stava emergendo. Poi da lì è nata anche, diciamo, storico, tra virgolette, dell'arte, insomma, anche l'analisi storica di questo, andare nel passato e dire, guardate, gli artisti che lavorano con le tecnologie l'hanno sempre fatto, no? L'hanno sempre fatto. E quindi fare in modo che questo potesse portare anche a noi a una riflessione nuova su queste tematiche. Io penso che sia importante, perché quando mi hanno chiesto di fare una lecture che parlasse anche del ruolo dell'artista oggi, mi è venuto in mente di parlarvi di questo, più che altro perché l'ho trovato, come dicevo, una lezione anche per noi, perché quando poi ho visto che Microsoft, Google, eccetera, eccetera, hanno iniziato a fare residenze d'artista, a includere artisti importanti, parte di me si è anche un po' spaventata, perché è ovvio che ci sono delle implicazioni etiche anche dietro a questo, cioè, quindi o le ripudi. Mi ricordo, mi invitarono a fare una lecture alla SVA, la School of Visual Art di New York, no? Con una lecture importante. Chi mi invitò, quando gli dissi, parlai di queste cose, era terrorizzato, era proprio il male, cioè era una cosa, mi ricordo, mi disse che ero faustiano, no? Perché era un'impostazione molto classica la sua. Lui è bravissimo, un genio, quindi che ho grandissima stima, no? Però li trovai, mentre gli studenti erano molto interessati a questo, li trovai proprio uno scontro con un'impostazione al mondo dell'arte un pochino più classica, no? E poi mi sono chiesto, ma è giusto ignorare queste cose? Credo proprio di no, perché anzi è proprio il momento adesso che noi ci mettiamo a capire questi mondi, perché magari possiamo trovare anche nuovi finanziamenti per opere d'arte, no? Come un po' proviamo a fare con Epson, eccetera, eccetera. E però allo stesso tempo magari possiamo anche trovare una, diciamo, se proteggiamo il lavoro degli artisti, non li facciamo inglobare totalmente dalle logiche aziendali, possiamo fare in modo che l'artista lasci qualcosa di buono anche in un mondo dell'innovazione che, anche se parla molto di sostenibilità, poi alla fine ovviamente è il marketing quello che conta. Lei parla di artista e secondo me questa è una parola che, insomma, in questo contesto è un po', non dico fuori luogo, ma anche lo stesso termine sta cambiando, secondo me, perché, come dice lei, l'artista è quello che ha la visione e che ha anche la tecnica per arrivare a quella visione, ma oggigiorno, con queste tecnologie, la tecnica scompare, cioè, nel senso, è alla portata di tutti. Diciamo che un po' come il fotografo e la fotografia, insomma, è molto più semplice arrivare al punto oggigiorno, no? E quindi sì, la mia riflessione è proprio capire chi è l'artista. Quest'artista che lei dice, chi è? Nel senso, è quello che sperimenta, però non so se qualcuno ha mai provato a generare immagini con questi software di intelligenza artificiale. Io ho provato fino ai video, è una cosa molto frustrante, cioè, nel senso, la tua immagine, alla fine, la tua visione, non riesci mai a ottenerla, perché sono talmente belle le cose che ti propone lui che vieni fuorviato e esci di strada, poi magari ci provi a rientrare, ma
i tentativi sono talmente tanti che devi fare, perché comunque c'è un hardware dietro che deve lavorare molto, è molto, e quindi sì, questo termine artista effettivamente mi viene a chiedersi, è ancora quello che pensiamo tutti o no? Sì, beh, indubbiamente c'è anche una riconsiderazione del concetto di artista. Io qui, quando parlo di artista, non ho aperto la questione che cos'è l'artista, perché se no, io ho il treno alle 8:20 e siamo qui fino a domani mattina. Ho parlato di artisti più, diciamo, da un punto di vista curricolare, nel senso, queste sono tutte persone che hanno fatto mostre, come avete visto, o performance al MoMA, cioè che il sistema dell'arte ha accettato in quanto artisti e riconosciuti in quanto artisti. La questione dell'intelligenza artificiale che stava facendo è una questione molto dibattuta adesso, che io devo dire non trovo particolarmente interessante, perché io conosco tantissimi artisti che stanno lavorando con l'intelligenza artificiale facendo delle cose straordinarie, che non si fanno stressare o guidare dal medium stesso, ma come il pittore domina il pennello, loro dominano quella tecnologia lì. Bisogna conoscerne i meccanismi e saperla dominare. Se guardate i lavori di Yan Cheng, ad esempio, Memo Acten, ma anche più Trevor Paglen o Ito Steyer, stanno facendo tutti dei lavori e delle riflessioni estremamente interessanti sulla tecnologia. Poi il problema è capire dov'è il bello e dov'è il brutto, nel senso che effettivamente io vedo un sacco di volte, faccio studio visit, mi fanno vedere un'immagine tutta colorata, gialla, verde, così, e dici, ma cos'è? Ah, ma come, che cos'è? Questa ho fatto il feed dentro il software, ho aumentato l'intelligenza artificiale, l'ho messo sulla stampante 3D, il braccio robotico, scusami, ma tu mi stai parlando del processo con cui hai fatto l'opera o dell'opera? Se mi parli del processo, io vado alla fabbrica della Fiat e ho dei robottoni molto più belli di quelli che puoi fare tu. Se parliamo dell'opera, allora lì questioniamo l'opera. Quindi se tantissimi artisti seguono, o presunti artisti, schiaffano cose dentro l'intelligenza artificiale che fa un gran casino e paf, e spunta fuori l'opera, ma non è quello, no? Nel senso, a me interessano quegli artisti, e ce ne sono, che stanno facendo un lavoro. Anche adesso con Dolly, per esempio, è un altro tema che si apre. Io conosco gli artisti, stanno facendo delle cose fantastiche e molto interessanti. Bisogna ricercare, bisogna conoscere, e in questo io penso che forse, se ancora siamo pagati per fare questo lavoro, per fortuna, perché magari si spera che noi dovremmo fare quella ricerca che poi porta a far vedere le cose più interessanti, come in questa mostra, no? Che questa mostra, ad esempio, quella di Donato, per esempio, non è un utilizzo classico dell'intelligenza artificiale, è uguale anche come gli altri lavori che vedete lì, che vedrete poi voi in mostra, sono degli utilizzi che io penso che sono di alto livello, altrimenti non avrei selezionato. Quindi bisogna però, ecco, orientare bene le ricerche e capire che c'è qualcuno che non si fa guidare dalla tecnologia, ma la domina, come magari si dominava anche un pennello, ecco. Per esempio, tu lo conosci, Miltos Manetas, no? Sono andato a vedere l'ultima mostra di Miltos che ha fatto con Dolly, è incredibile. Lui ha creato tutta una caverna dipinta da lui, e chiedeva alla gente di dare Dolly, e questa intelligenza artificiale per cui tu dici una cosa e ti crea immediatamente un'immagine che sembra vera, è impressionante, no? L'aveva stampata su Polaroid, la gente poteva dare le keywords per creare tutte queste immagini, e poi appiccicava in questa caverna. Cioè, e lui dentro quella caverna capivi che tu entravi ed eri dentro Dolly, e lui era l'engine, era il motore di questo, lui uomo, era una cosa veramente folle, ma molto interessante. C'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa? Diciamo che ormai parliamo di cose che sono troppo evidenti. Io mi ricordo quando iniziai il dottorato di ricerca, nel lontano 56, no, non è vero, mi ricordo, comunque era un po' di anni fa, quando studiavo queste cose c'era una separazione abbastanza netta tra mondo dell'arte e mondo dei rapporti arte e tecnologia. E infatti, se proponevi una mostra su tematiche del genere, ti cacciavano. Comunque non era una cosa
che era un ambito ancora di nicchia. Io stesso, per trovare dei libri che parlassero di questo, sono stato molto tempo allo ZKM in Germania, questo centro per le arti media, o alla Tate, eccetera. Dopodiché è successo quello che la cosa che poi alla fine era più evidente di tutti, no? Le generazioni cambiano, le nuove generazioni hanno un rapporto diverso con le tecnologie e iniziano a produrre delle opere che con tecnologie in modo molto più spontaneo e soprattutto che non può, anche i curatori nuovi sono più giovani, hanno un rapporto di tecnologie diverse e quindi è entrato. Adesso ci sono, se non fai intelligenza artificiale non sei figo, diciamo, no? Ci sono, posso citare le mostre, nell'ultimo periodo c'è stato, oltre alla nostra, al MoMA, adesso c'è una mostra sulla storia dell'arte e tecnologia, prima c'era stato New Order, curata da Michel Kuo. La Serpentine Gallery di Londra ha aperto un dipartimento arte e tecnologia. Un po' di tempo fa il Maxi fece una mostra. Cioè, dove ci si gira adesso ci sono questi, il nuovo... Come si chiama? Il museo ha aperto una tendenza dedicata a queste tematiche e così via. Il KW in Berlino ha preso un curatore che avete avuto qui, Nadim Samman, dedicato a questi temi. Perché è ovvio che l'unico fatto è che quando sono emersi gli NFT, per chi si occupa di queste cose da un po' di tempo, è stato un po' un incubo, perché non si parlava, cioè appena dicevi arte digitale, erano subito le domande NFT. Questo non è... Se volete fare domande NFT, fatele, non era un modo per diciamo, inibirvi. Ma sempre parlando di queste applicazioni di intelligenza artificiale, e, secondo lei arriverà un momento in cui l'opera d'arte fatta con intelligenza artificiale si separa dall'artista che l'ha pensata e se arriva a questo momento poi quest'opera d'arte può creare di per sé altre opere d'arte e in quel caso l'opera d'arte sarebbe di per sé un artista che crea altre opere d'arte? Ma l'intelligenza artificiale ha una modalità di processo che è molto molto poco intelligente. Quindi c'è una bella frase di Quaiola, che è un artista in mostra qui, che è un artista italiano che fa delle cose molto importanti, soprattutto all'estero, molto grandi, che dice, quando gli chiedono ma per lei la tecnologia è uno strumento, lui risponde, per me la tecnologia è uno strumento più assistente, più aiutante, ed è un rapporto costante che io intraprendo con la tecnologia. Questo penso che sia una frase applicabile anche a tanti altri, diciamo, opere più classiche, ma che effettivamente dà bene il senso di che cosa vuol dire per un artista che lavora veramente in modo artistico, diciamo, e con la tecnologia, che cos'è? L'intelligenza artificiale è un altro, se l'artista riesce a instaurare una relazione vera con la tecnologia e non è solo un qualcosa technology oriented, perché è molto facile quando si lavora con la tecnologia farsi affascinare dalla tecnologia. La tecnologia affascina, no? Quante ore staremmo a guardare nella famosa fabbrica della Fiat un robot che mette i bulloni perfettamente? Ore e ore, no? E questo fascino della tecnologia è anche in molti artisti, dove tendiamo più a vedere artisti che sono guidati da questo fascino, e invece noi dobbiamo guardare gli artisti che hanno invece un rapporto alla tecnologia e dominano questo fascino. Quindi non, finché ci saranno brevi artisti non ci sarà mai una tecnologia che domina questo è il lavoro dell'artista. C'è un'altra cosa molto importante, che è quella relativa al fruitore, alla gente, a noi che andiamo, entriamo in queste mostre e negli ultimi anni abbiamo fatto un po' fatica a capire, a comprendere il rapporto fra il contenuto, il messaggio, ma cosa voleva dire. E effettivamente certe volte è successo che tu andavi, attraversavi questo allestimento e dicevi, boh, che cazzo voleva dire questo qui. Poi magari ti andavi a leggere, ti documentavi o venivi qui e ti raccontavano, ti facevano vedere anche il background,
E quindi dici, caspita, però non è male, è vero, c'è qualcosa sotto di importante, il messaggio, il contenuto, lo sono. Il problema è che dobbiamo riuscire a far evolvere anche il fruitore, il pubblico, no? Perché alla fine si riduce molto. Poi ti prendo la dama dell'orecchino, ti metto 150 quadri intorno di basso livello, però fanno delle cifre spaventose di affluenza con le code chilometriche, che chiaramente, insomma, bisogna uscire un po' da questo loop, no? Grazie. Beh, il pubblico, è ovvio che qui avete un ottimo esempio, no? Di una fondazione che sta facendo un lavoro anche di educazione, no? Avrebbe potuto puntare tranquillamente su qualche supernome ed eravamo tutti contenti, invece ha puntato su delle mostre di ricerca che piano piano stanno entrando all'interno del tessuto territoriale e sociale. Il pubblico si educa piano piano, no? Quando Malevich fece la prima mostra suprematista con i quadrati bianchi su sfondo bianco, gli sfasciarono la mostra, gli presero i quadri e li distrussero. Oggi, per fortuna o per sfortuna, non lo so, se abbiamo, diciamo, un modo per fortuna, di far vedere il nostro dissenso in modo diverso. Però in realtà questo è il nostro ruolo, il ruolo di chi fa ricerca su questo settore, a farvi vedere, perché noi siamo pagati per fare ricerca e quindi farvi vedere un modo nuovo di concepire il mondo dell'arte, le opere degli artisti, eccetera, eccetera. Quindi, nel senso, poi ci sono delle strategie di divulgazione anche dell'opera stessa in sé, che quelle magari ci sono tante strategie che io adesso non sto qui a dire, magari conosco anche in parte, che sono però più specifiche delle singole istituzioni in un certo senso. Direi possiamo chiudere dando due indicazioni. Esatto, già ci avevo dalla regia. In realtà allora, ne darei due di indicazioni, se siete d'accordo. Sì. Un modo per chi è curioso di approfondire di più gli artisti e le opere in mostra è comunque partecipare alle visite guidate che vengono organizzate tutti i sabati. In più, insomma, abbiamo parlato di questa mostra, sono previsti degli eventi. Valentino, vuoi raccontarli tu, eventi sì, di screening? Noi abbiamo deciso di fare delle proiezioni, quindi delle serate dedicate ad alcuni artisti, anche come strategia di educazione, no? Quindi verrà introdotta la mostra, verrà introdotta l'artista e in alcuni casi ci dovrebbe anche essere connesso l'artista, e sono delle serate che servono a farci entrare di più nel mondo e nelle tematiche della mostra. Le serate sono iniziano questo da mercoledì. Dovreste 17 avere tutti il volantino con le date, questa ce l'avete tutti. Sono per esempio Cecil B. Levans, che è un artista molto importante in questo settore, Diana Policarpo, Jenna Sutela e Rachel McLean. Sono quattro artiste che lavorano sulle tematiche del game engine da molto tempo e che sono quindi dei focus che noi facciamo sia sulla mostra, sul tema, ma anche appunto su questi artisti qua. Quindi, se volete conoscere di più questo mondo, vi consiglio di frequentarle, perché faremo vedere dei video molto belli che alcuni non si sono mai visti in Italia e quindi anche di interesse. Grazie allora, abbiamo finito, no? Grazie a tutti.